Bene, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Come ricorderete, abbiamo avuto un'altra occasione qui qualche settimana fa ed è stato un momento importante e credo che lo sia anche questo pomeriggio un momento importante perché apriamo questa due giorni che prevede appunto questo incontro con il professor Mantovani questo pomeriggio e poi domani celebreremo l'inaugurazione dell'anno accademico, del 782esimo anno accademico del nostro Ateneo e avremo l'onore di ulteriormente approfittare della disponibilità del professor Mantovani domani mattina con lo svolgimento della cerimonia di inaugurazione del nostro anno accademico. Vi ringrazio intanto di esserci così numerosi presenti, ringrazio le colleghe e colleghi e tutte le dottorande e i dottorandi e tutti gli emerging scholars che sono sicuro sono qui con noi questo pomeriggio per avere questo scambio, questa opportunità di confrontarsi su un tema che forse vi interessa un ciccinino, direi. Così, di straforo, l'idea del pubblicare può essere interessante. Un percorso un po' a zigzag. Mi auguro che l'interazione sia bidirezionale, quindi spero che farete. Non vi chiedo di interrompermi mentre parlo, perché credo che non succede mai, quindi è inutile dirlo. Però alla fine spero che ci sia e riusciate a seguirmi. Sia le persone che sono molto sofisticate, che sanno magari più di me, sia le persone invece che si occupano di estetica, di filosofia. Quindi mi seguirete nelle curve. E se qualcuno è interessato alla mia storia personale, ho avuto il privilegio di avere un issue di un giornale scientifico dove c'è una specie di autobiografia scientifica. E parto dall'insegnamento. Perché le due cose vanno insieme mi piacerebbe che ci fossero, dal dottorato nascessero anche vocazioni all'insegnamento perché siamo stati segnati dai nostri insegnanti a tutti i livelli. E parto dall'insegnamento e do questa diapositiva almeno due o tre messaggi. Questa è una diapositiva che io utilizzo da molto tempo nella mia attività di insegnamento, faccio ancora lezioni agli studenti di medicina e ai dottorandi riguardo all'infiammazione che tutti conosciamo, è una cosa classica in cui però ci sono dei pezzi che non c'erano. La risposta infiammatoria è una risposta al dismetabolismo, cioè alle alterazioni, al fatto di essere obesi. È una diapositiva quindi che ha cose vecchie, cristallizza cose vecchie, la uso da molto tempo e adesso è impressa su New England. Quindi in un arrivo che uscirà su New England Journal of Medicine, che lo dico per chi non si occupa di medicina. È una diapositiva. Allora, il rapporto con l'insegnamento è a due vie. Pensiamo, facciamo ricerca, insegniamo, cerchiamo di trasmettere il sapere, ma l'insegnamento ci insegna. E le domande che gli studenti mi fanno tante volte mi sono state di grande stimolo, quindi questa è la prima cosa. La ricerca ha un rapporto stretto con l'insegnamento, magari ci rigettano i lavori, però poi siamo dei bravi insegnanti. È altrettanto importante. Questa questa diapositiva a tanti rappresenta un po' un pezzo della mia storia, e grazie per averlo citato, rappresenta un pezzo della mia storia, ma ha un certo numero di messaggi. Io mi sono occupato e ho dato un contributo, credo che questo sia, anzi è riconosciuto, a capire che il cancro non è solo la cellula tumorale, ma è anche la nicchia ecologica dentro cui cresce un cancro. E della nicchia ecologica fanno parte delle cellule che passano al nemico, che a me piace pensare, chiamare come dei poliziotti corrotti. La persona che ha dimostrato che nei tumori non ci sono formalmente, ma
ci sono non solo cellule tumorali, ma anche cellule normali. E questa persona con cui ho lavorato, si chiama Bob Evans, è largamente dimenticato e lo ha pubblicato su una rivista che, a cui noi non daremmo nessun peso, Transplantation. Però è stata una cosa, la mia storia personale muove da, questa, da questo lavoro di Bob Evans. Il secondo messaggio è che io ho lavorato nel Regno Unito e lavoro ancora nel Regno Unito, è stato menzionato, ho una cattedra a Londra. E il principio del dottorato nel Regno Unito, che assieme all'Italia dove è nata la, l'idea, la scienza come la conosciamo oggi è nata non lontano da qui e nel Regno Unito, beh, il principio del dottorato è di farsi una domanda e di arrivare, una domanda scientifica, e di arrivare alla risposta. Non necessariamente pubblicato. Si può discutere un dottorato inglese senza aver pubblicato. Poi nella vita reale questo non succede, o succede raramente, molto raramente, però mi piace ricordarlo, perché quello è il cuore, poi la pubblicazione è la manifestazione. Ho lavorato con Bob Evans e nel secolo scorso, tanto tempo fa, ho pubblicato tre lavori in cui, a differenza di quello che si pensava, ho mostrato che queste cellule che stanno lì nel tumore aiutano la crescita tumorale, si chiamano macrofagi nel gergo. Questi tre lavori, ci sono due o tre cose su cui vorrei sottolineare. Una, la prima è che sono lavori che ho fatto nel laboratorio di Bob Evans e di Peter Alexander e li ho pubblicati da solo. Cioè, Bob Evans, Bob e Peter hanno detto: questa è la tua idea, è il tuo lavoro, lo pubblichi da solo. E sono, in un certo senso, lavori a cui sono affettivamente molto legato e sono anche uno... Se ricevo qualche premio, ho ricevuto dei premi, in larga misura sono legati a questi lavori. La seconda cosa che forse non so, io non sono stato così bravo come Bob Evans e Peter, come Bob e Peter, devo dire. In qualche caso potrei raccontare un episodio in particolare. Un mio tecnico ha pubblicato su Science senza di me. Un bel lavoro anche. accidenti, vabbè, così succede. Dopo, quando l'ho visto, ho detto: ma vabbè, è andata così. Ovviamente, scusate, questo lavoro è stato rigettato da tutte le riviste principali, e qui torniamo al punto. Adesso non so quanto Michele daresti per International Journal of Cancer adesso. Però questo lavoro è stato, posso fare l'elenco delle riviste su cui è stato rigettato. Però credo che sia un lavoro che credo che sia stata una scoperta significativa. Non lo giudico, se lo dico io, vabbè, ma lo giudicano un po' tutti. Però non mi sono arreso, questo è l'altro messaggio che vorrei dare. Dopo 5 anni, un altro pezzo della storia in cui ci siamo chiesti se questi sono dei poliziotti corrotti, le cellule tumorali devono attirarli, beh, abbiamo scoperto che c'era una chemochina, la prima di una famiglia, una storia, identificato una abbiamo contribuito a identificare una famiglia di molecole che reclutano questi macrofagi e promuovono la crescita tumorale. Do un altro messaggio alle persone giovani: se avete la sensazione di avere fatto... Questo poi è diventato un paradigma generale, accettato, questo che è importante, la nicchia ecologica, che il cancro non è solo la cellula tumorale, e poi, qui c'è Michele, che si possono utilizzare queste cellule per riattivare le risposte immunitarie. Qui c'è Michele Maio, scusate. Se scoprite qualcosa, pensate bene a che nome date. Perché
i nomi nel nostro mestiere, le etichette sono importanti. Io ho anche fatto qualche riflessione di carattere epistemologico su questo. Qui noi abbiamo sbagliato il nome, pensate, abbiamo dato un nome che era sbagliato, lo sapevamo, pensandoci poi l'abbiamo sbagliato, insomma non rifate gli errori che qualche volta abbiamo fatto, in questo caso sicuramente ho fatto io. E questo solo per dire che c'è un'altra cosa che vi vorrei dire, cioè i paradigmi in scienza cambiano, e questo è il bello della scienza, ed è che sbagliamo, e se sbagliamo in modo trasparente lo riconosciamo. All'inizio del millennio due colleghi, scusate, sui lavori rigettati vorrei ricordare due cose, poi mi dite se vado troppo lungo perché ho perso un po' l'inizio. Warburg ha scoperto che il metabolismo è molto importante, cioè il consumo dell'ossigeno e del glucosio è una cosa molto importante, e adesso questo ovviamente è importante per tutto, è importante, adesso ci stiamo accorgendo che è importante. Beh, il lavoro di Warburg è stato rigettato da Nature, il lavoro di Warburg è stato rigettato da Nature, e a un incontro dei premi Nobel negli anni 60 c'è una dichiarazione ufficiale dei premi Nobel che dice: la genetica non c'entra niente col cancro. Devo dire che avevano fatto una cosa, hanno detto però invece il metabolismo è importante, quel primo pezzo era completamente sbagliato e il secondo pezzo invece era giusto. Però faccio un esempio di come si cambia idea, o ci si corregge, ci si rimette in gioco. Doug Hannan e Bob Weinberg, due colleghi non bravi, bravissimi, questi due colleghi all'inizio del nuovo millennio dicono: facciamo una riflessione su, dopo 100 anni di ricerca sul cancro, che cos'è il cancro? E dicono: il cancro sono 6 caratteristiche fondamentali, e questi 6 hallmarks hanno tutti a che vedere con la cellula tumorale, non c'è quello che adesso chiamiamo il microambiente. Io non ero d'accordo non l'ho pubblicato male, l'ho pubblicato su Nature, cioè, secondo me c'è un settimo sigillo, e dopo un po' di anni, quando hanno rivisto gli hallmarks, hanno cambiato idea, hanno detto la nicchia è importante, il sistema immunitario è importante, e ci sono pure, hanno pure usato l'immagine che avevo utilizzato io. Ecco, questa è una delle caratteristiche di come procediamo, cioè che ci rimettiamo in discussione se qualcuno ci dimostra che quello che pensiamo è sbagliato. E io, dato che è un uditorio misto, voglio dire una riflessione. Ho pubblicato questa cosa con delle citazioni che avevano a che fare di carattere filosofico e epistemologico. Non entro il perché, ma di tipo epistemologico. E io, francamente, in parte non era farina del mio sacco, ma era risultato di conversazioni con una persona che non menziono, che non ha voluto essere sul lavoro. Per cui mi succede di essere invitato a dei meeting di filosofia. Allora, se posso farvi... anzi, ho parlato al Congresso Europeo di Filosofia l'anno scorso. Allora, se posso farvi una raccomandazione, tenete la testa aperta. Tenete la testa aperta. Non è solo il modello molecolare che state studiando, o non è, immagino, il problema di tipo artistico o epidemiologico. Ci si può... la contaminazione è buona, magari non vi porta dei lavori, ma per percorsi strani, magari fra un po' di anni vi invitano a qualcosa dove voi non avreste mai pensato che qualcuno vi invitasse a parlare. Pubblicare serve ovviamente a far conoscere il vostro lavoro, a far conoscere quello che avete fatto, a far avanzare il settore, a condividere, serve a condividere e pubblicare. Però succede di pubblicare, mi è successo recentemente su una rivista molto importante che è questa, in cui Cecilia e io abbiamo pubblicato questo lavoro, non entro nel messaggio, ma
c'è una strategia di inibire il fuoco che sostiene la crescita tumorale e che ha fallito, e noi pensiamo che ci sia un dovere etico di fare una sperimentazione clinica di farmacoprevenzione in una quota molto ben definita di soggetti per cui non troviamo sostegno, perché tutte le strategie di farmacoprevenzione, Michele Aviario mi corregge se sbaglio, hanno fallito. Allora succede, allora noi pubblichiamo per condividere quello che scopriamo, pubblichiamo per metterci in discussione, può succedere qualche volta di pubblicare per dare un messaggio che qualcosa va fatto. C'è un gruppo, fra l'altro, che si chiama Canal, che è stato messo insieme in Italia, che in questo momento non è finanziato, ma io credo che quello, e l'abbiamo pubblicato, devo dire, questa cosa l'abbiamo pubblicata per quello, per dare un messaggio, guardate, che si deve fare per i pazienti. L'altra storia che vi vorrei raccontare brevissimamente è una storia che abbiamo fatto, è un dottorando, a proposito di quello di cui dicevamo prima. Questo è Fernando Martinez, un dottorando, all'epoca dottorando, cubano, che lavorava con Massimo Locati e con me, e che adesso ha una posizione in Inghilterra, quindi non conta, giusto per le valutazioni attuali non conta. Vabbè, questo, scusate, apro una faccenda di cui parlavamo noi. Bravissima, come altre persone che ho avuto in laboratorio da Cuba. Fernando fa una cosa, scopriamo che ci sono una famiglia di geni, e ci rendiamo conto che se noi facciamo 100 le parole codificate dal nostro genoma, quasi il 20% di quelle parole noi non conosciamo il significato. Sembra incredibile, perché i meccanismi di sostegno, i meccanismi con cui anche noi mettiamo i nostri ragazzi a fare dottorato, sono meccanismi che tendono a focalizzarsi su quello che sappiamo. Allora, se voi prendete questa famiglia di geni, e qui parlo alle persone che invece fanno dottorato biologico, medico, qui c'è una molecola che tutti noi conosciamo, si chiama CD20, perché gli anticorpi contro CD20 hanno cambiato la vita dei pazienti con patologie reumatologiche, hanno cambiato la vita dei pazienti con i tumori ematologici. Beh, dei parenti di CD20, questa famiglia, non sappiamo niente. Non sappiamo a cosa servono, cosa fanno. Allora noi, siccome uno, per i motivi di, grazie al lavoro di Fernando, ne abbiamo scelto uno, abbiamo detto, beh, adesso cerchiamo di capire, cerchiamo di entrare in quello che si chiama, non si chiama, qualcuno ha chiamato l'ignoroma, no? C'è il genoma, c'è il microbioma, c'è l'ignoroma, cioè questo mondo in cui non sappiamo. Il mio invito è, dobbiamo entrare in questo mondo. Questo pone dei problemi. Pone, dopo, torno un momento, se guardate la data del lavoro, a proposito delle pubblicazioni, 2006. Nel 2019 abbiamo capito cosa fa una di queste molecole. Ma non è che non ci abbiamo lavorato dal 2006 al 2019. Ci abbiamo lavorato, e poi chi risolve il problema, chi prende la gloria, diciamo, è poi una persona. Questo, secondo me, pone tanti problemi. Pone il problema del riconoscimento di chi, dal 2000, in realtà 2006 vuol dire che noi l'abbiamo pizzicato prima. Abbiamo pizzicato, scusate, pizzicato nel senso l'abbiamo pescato. Pone il problema di chi ci ha lavorato prima, dei meccanismi di riconoscimento del lavoro che è stato fatto prima, di chi ci finanzia. Chi finanzia ricerca ad alto rischio, in cui per 14 anni
non ci sono risultati pubblicati. Allora, molto francamente, Alberto Mantovani se l'è potuto permettere, perché ho le spalle grosse, avevo le spalle grosse. Però è un problema per la nostra comunità, cioè sostenere ricerca, che sia ricerca ad alto rischio e che magari per molto tempo non dà luogo a pubblicazioni o a pubblicazioni importanti come questa. Tra l'altro questo giusto perché noi impariamo dai pazienti, poi uno la ricerca è trasversale, a noi interessava questo mondo, cioè la resistenza ai tumori, che è quello che ci interessa, la resistenza agli agenti microbici, poi ci torniamo un pochino di striscio, e poi scopriamo che questo è il secondo gene, non l'abbiamo scoperto gli altri, è il secondo gene le cui polimorfismi sono associati a neurodegenerazione, che è uno dei problemi che abbiamo. Quindi la ricerca poi attraversa i confini. Prendo il tempo. Ho ancora? Ho tempo. A proposito di contaminazioni con le discipline umanistiche. Volevo. Poi siamo stati confrontati con Covid-19 e la coscienza, questo è il virus visto dai miei nipoti, che non è male come visione, perché c'è Spike, che è la cosa che più o meno tutti abbiamo visto e abbiamo imparato a conoscere. E la coscienza di non sapere, perché questa è la base del... Mi pongo un problema, faccio un dottorato, una domanda, ho alcune domande e cerco di rispondere alla domanda con la coscienza che so di non sapere, che non è la coscienza, non è un filosofo socratico che, citato da Manzoni, chi era costui, che diceva che non si può sapere, è la premessa per sapere o per imparare qualcosa. Questo è il quadro, il non sapere, ci siamo stati confrontati con malattie nuove, questa dei bambini, MISC, long covid che ci preoccupa molto per le conseguenze sugli individui, c'è la la parte neurologica, gli individui e la società. Abbiamo fatto da subito, i genetisti da me, ci sono due cose che vorrei dire. La prima è che abbiamo pubblicato male, abbiamo messo in open access il primo lavoro di genetica, a aprile se non ricordo male, 2020, quindi è arrivato a marzo, ad aprile eravamo in open access. E il primo lavoro di genetica... Poi siamo stati parte di un consorzio europeo che ha questi, per chi non... Questo è un Manhattan plot, questi sono grattacieli, sono cromosomi su cui ci sono geni, le cui varianti, le tue variazioni genetiche, sono associate a rischio di avere la malattia grave. E fra l'altro qui è stato per me piacevole, diciamo così, vedere dei vecchi amici, perché qui ci sono geni che codificano per chemochine, che come è stato detto abbiamo contribuito a una famiglia che abbiamo contribuito a identificare e a caratterizzare. E poi questo è Andrea Ganna. Andrea è uno di quelli che non verrebbe contato, a proposito di discorso di me, perché lui sta a Helsinki, e Andrea ha detto: mettiamo insieme tutto quello che sappiamo di genetica, di Covid-19, e cominciamo a costruire l'architettura del rischio genetico di avere la malattia grave in Covid-19. E questo è il lavoro che è uscito su una rivista molto importante, è uscito su Nature, e di nuovo siamo confrontati, sono partito da un lavoro di cui ero l'unico autore, alcuni lavori. Qui l'elenco dei lavori è molto più lungo, o è lungo quanto il lavoro stesso, perché sono 3.600 autori. Io sono uno di 3.600, ma il mio contributo è ovviamente è stato l'idea all'inizio di dire: dobbiamo subito, a marzo, ti do i soldi per fare la genetica. Non avevamo un euro dal sistema pubblico, aggiungo questo. Allora questo ci pone dei problemi,
ci pone dei problemi. La ricerca in biomedicina è diventata sempre più una ricerca, una grande, che richiede grandi masse critiche. È una ricerca che, in cui abbiamo un problema di nuovo di riconoscere il contributo dei singoli e per esempio in particolare delle persone giovani. Questo è un caso estremo, un caso estremo delle persone giovani, quindi è un problema. Voglio anche dire una cosa riguardo alla che riguarda l'impatto. Io non ho portato, non ho messo una diapositiva per, me ne sono dimenticato, che riguarda pubblicazioni verso impatto. Nel 2021 inizia la campagna vaccinale e la persona principale, io e Maria Rescigno, diciamo, cominciamo a vaccinare, vediamo le risposte, il test banale che avevamo allora, poi dopo due minuti avevamo anche un test, misuravamo gli anticorpi e poi ci siamo messi a misurare le cellule T. E ci siamo accorti, a febbraio del 2020, ci siamo accorti che le persone che avevano già avuto Covid-19 avevano una risposta altissima a una dose singola. Adesso facciamo fatica a riportarci al un anno e mezzo fa, ma allora noi non avevamo le dosi di vaccino. Vi ricordate la gente che diceva che faceva l'impossibile per avere accesso al vaccino, si vaccinava con vaccini improbabili, andava in Serbia per fare Sputnik, e potremmo continuare con le... Non avevamo dosi di vaccino. Allora ho avvisato il Ministero della Salute e, scusate, un collega negli Stati Uniti, a ponte fra Stati Uniti e Francia, abbiamo messo in open access i dati, e nel giro di un mese, ho avvisato il Ministero della Salute, nel giro di un mese in quasi tutta Europa si è adottata una politica vaccinale in cui si diceva che una dose di vaccino in chi aveva avuto Covid equivaleva a una dose, era la seconda dose. C'è una stima che dice che questa cosa abbia fatto risparmiare 100 milioni di dosi globalmente. La pubblicazione. Abbiamo mandato il lavoro di nuovo, ma ci hanno bastonato tutti. Qualche altro collega è stato più fortunato e ha piazzato bene. Il nostro lavoro non è uscito male, perché è uscito sul Journal Clinical Investigation. Allora, di nuovo... la pubblicazione è uno strumento, abbiamo condiviso i dati, ed era importante che condividessimo i dati, e i nostri colleghi, incidentalmente il nostro collega con cui poi abbiamo fatto un lavoro assieme, lui ha avuto più fortuna, l'ha pubblicato su New England come correspondence, noi l'abbiamo pubblicato su Journal Clinical Investigation, alla fine non è andata male, però la cosa importante era condividere i dati subito, quella era la cosa importante. Quella era la cosa, era l'impatto, e avere un impatto subito sulla, credo. L'ultima, credo che sia la penultima, l'ultima diapositiva riguarda un messaggio di carattere generale, un'idea di carattere generale che non è ovviamente solo mia, ma che immunità e infiammazione siano... attraversino patologie diverse, usando un termine filosofico a proposito di contaminazione, una metanarrazione della medicina contemporanea, perché connettono cose molto diverse, patologie infettive, stile di vita, ambiente, stati neuropsicologici, con patologie diverse che vanno dalla patologia cardiovascolare al cancro, alle malattie neurodegenerative. Presento questa diapositiva agli studenti e dico: abbiamo pubblicato non male, sono uno dei colpevoli di questa diapositiva e dico: dov'è l'errore? Abbiamo sbagliato qualcosa in questa diapositiva. Io vi lascio con la domanda: qual è l'errore?
E qual è il senso? Il senso è che facciamo ricerca, facciamo insegnamento, dobbiamo essere disponibili a cambiare idea se i dati non dicono quello che... o se abbiamo semplicemente commesso un errore giustificato e giustificabile, ma abbiamo fatto... c'è un errore, e anche un errore grosso in questa diapositiva. Infine, colgo l'occasione non per fare pubblicità a un libro che ho scritto molto tempo fa. Fra l'altro l'idea del libro non è mia, è stata mia, ma è stata di Elisabetta Sgarbi, ma vi vorrei lasciare il messaggio di non aver paura di sognare, perché credo che questo sia quello che fa andare avanti il mondo, cioè il fatto che qualcuno... voi non abbiate paura di sognare e sognate di volare come in questo quadro di di Marshall Gall sopra Witzbeck, in questo caso è il posto dove lui vola, sogna di volare insieme alla sua, all'amore della sua vita, che vi auguro di trovare, a proposito del tema, che vi auguro di trovare un amore della vostra vita con cui sognare di volare sopra Witzbeck o Siena, che è sicuramente molto molto più bella di Witzbeck. Grazie di nuovo e aspetto le domande o i commenti. Molti stimoli credo che siano arrivati. Io ho preso una paginata di appunti per quanto mi riguarda, ma credo che la cosa migliore sia appunto aprire il microfono a chi lo chiede. Non vi capiterà, diciamo, frequentemente. Perché è un'occasione, direi. Prego. Grazie Alessandra Renieri, grazie Alberto. Devo dire che la citazione di Andrea Ganna rappresenta un po' l'idea che stai portando avanti con i dottorandi oggi, perché è proprio nello spirito di collaborazione, di indipendenza rispetto alle pubblicazioni scientifiche che poi c'è stata su Nature, ma quando lui appunto ci ha contattato a marzo del 2020 ha detto: io metterò a disposizione i dati, indipendentemente dalla pubblicazione. E questo è quello che è stato fatto sulla genetica di Covid-19 con questo grande consorzio internazionale ancora prima della pubblicazione di Nature, e questo diciamo che è proprio un po', credo, lo spirito e il messaggio da mandare, no? Perché poi la pubblicazione è venuta, ma non era quello, diciamo, l'obiettivo primario, ma era quello di mettere a disposizione i dati. Per cui, e grazie insomma per tutto il resto, per averci fatto vedere come un percorso, credo che per i dottorandi che dovevano essere in prima fila, poi si sono nascosti dietro e ci hanno detto a noi di occupare gli spazi, e forse dobbiamo anche lasciare un po' a loro di commentare. Se. Allora, non costringetemi a utilizzare il metodo del mio maestro, che è quello di dire... Tu vorresti dire qualcosa. Posso riprendere la palla su questo commento che condivido totalmente. Nel nostro mestiere, e uso il termine mestiere intenzionalmente, nel nostro mestiere abbiamo due poli. Abbiamo un polo che è la competizione e un polo, l'altro polo che è la condivisione, la collaborazione. Non è solo della ricerca scientifica, uno si deve scandalizzare, non è solo della ricerca scientifica. Raffaello e Michelangelo, no? Dicono che Raffaello andasse a vedere, se non capisco male, correggetemi, di nascosto cosa stava succedendo nella Cappella Sistina. Se uno va a Villa Farnesina, anche lì c'è qualcosa di... bisogna trovare un equilibrio. Io credo di essere sempre stato sbilanciato sul lato dell'apertura.
non voglio entrare nella mia aneddotica, se io faccio la somma algebrica di quello che ho avuto dall'apertura, la somma algebrica è che io, la somma algebrica è altamente positiva. Poi giustamente ci sono situazioni, questa della genetica di Andrea Ganna, è che l'apertura ha dato, ha voluto dire condivisione, e ne ha tratto vantaggio la comunità del sapere, perché noi siamo parte di una comunità del sapere. Ecco, benissimo. Salve prof, allora intanto grazie per la presentazione. Io sono ricercatrice tipo A, quindi so il passaggio dopo del dottorato, e la mia domanda in realtà è un po' provocatoria, nel senso, tutto questo è tutto molto bello, condivisibile, però sappiamo bene che l'istituzione ci impone in qualche modo, per continuare all'interno di questo percorso, di fare pubblicazioni, di raggiungere le mediane e tutto ciò che concerne quello che è la carriera universitaria. Quindi, cioè, la mia non è una vera e propria domanda. Come facciamo, ecco, a bilanciare, equilibrare quella che è la passione con quello che ci viene richiesto dal sistema? Grazie. Ma io non ho una ricetta, perché se l'avessi sarei già... Io credo che uno... e chi vi fa da mentore deve trovare l'equilibrio, e qui devo dire che la responsabilità non è tanto vostra, ma è la responsabilità nostra, cioè di chi è seduto qua, chi ha una responsabilità molto grande, ma di chi vi fa da mentore. Faccio degli esempi concreti, molto concreti, in alcuni laboratori ho visto un certo costume di mettere due persone sullo stesso progetto in competizione. Io credo che questo non sia etico. Io andrei via da un laboratorio dove mi fanno, o sarei andato via. L'altro tema, io ho mostrato un progetto che abbiamo portato avanti per Massimo e io, abbiamo portato con 14-15 anni, era responsabilità nostra, non dei ragazzi, fare delle reti di protezione, perché io mi posso permettere, francamente, adesso non per fare, ma è così, io mi posso permettere di non pubblicare. Ma i miei ragazzi no, allora è responsabilità mia di dire, beh, questo è il progetto, è altissimo rischio, ma ti costruisco una rete di protezione, ti faccio, se penso che tu sia bravo, ti faccio in modo che ci sia un progetto collaterale che ti mette in sicurezza, quindi e che al tempo stesso, se hai una buona idea o se abbiamo un buon progetto che ti do io, tu possa andare avanti. Quindi non è facile, la responsabilità è condivisa fra noi e voi, però nonostante le difficoltà io credo che questo sia un rischio che valga la pena di correre. Tradotto, le persone che hanno fatto dei pezzi di quella storia in quei 14 anni avevano anche qualcosa per cui erano protetti. No, io avrei due domande. Buonasera e grazie per la presentazione. Per quanto riguarda al mondo di oggi, diciamo, più che altro nel mondo universitario e più precisamente nel mondo dell'editoria,
che, se mi consente, diciamo, il pubblico usare il termine un po' perverso e distorto ormai diventato, che tipo di valore gli dà ad oggi? Che valore gli dà al suo numero di H-index che ad oggi detiene, e che cosa pensa dell'Open Access come rivista? The Open Access. Che valore do all'H-index? Beh, a me fa piacere avere un H-index, sarebbe disonesto se io dicessi. Io cerco di essere, insomma, onesto, quindi a me fa piacere che i miei lavori sono citati. Mi precipito subito, sto scherzando, quindi sarebbe disonesto se io le dicessi che non mi fa piacere essere, credo che l'ultimo conto sia il sesto immunologo più citato al mondo. Questo mi fa piacere, non è che posso dire che mi dispiace, che mi martello per quello. Però dietro quello io mi chiedo, nel mio percorso io non posso non chiedermi cosa c'è dietro, e cosa c'è dietro è abbastanza semplice. Se ho fatto delle scoperte, cosa ho scoperto? Se c'è stato un impatto delle scoperte che ho fatto, se le persone che sono passate dal mio laboratorio o che percorso hanno fatto dal punto di vista di contributi scientifici o clinici, perché alcuni, certo numero, sono medici, che hanno fatto anche in oncologia, insomma, no? Biondi, Rambaldi, insomma, altri. E poi il mio insegnamento, perché io ho insegnato anche da un certo punto in avanti, tardi, perché io sono entrato in università tardi, ma ho insegnato, e da questo punto di vista, per esempio, mi piace dire che c'erano persone che erano valutate molto meglio di me dagli studenti. Per esempio, negli ultimi corsi di patologia, tanto non è che è tutto trasparente, Seppo Meri, che veniva a fare 3 mesi di insegnamento, e viene anche, è appena andato via da noi, era valutato molto meglio delle mie lezioni, facevamo più o meno lo stesso numero di lezioni. Quindi alla fine della giornata sono queste, l'H-index, mi faccio sempre un bagno di umiltà, ricordando che per esempio c'è un nostro collega che fa oncologia molecolare, che ha un H-index molto basso. Lui ha fatto come scelta di vita di pubblicare solo o su Cell o su Nature, o su Nature o su Cell o su Science, forse quando gli va male. Ha un H-index molto basso. credo di poter dire il nome. Allora, e poi mi devo ricordare di Otto Warburg, che quindi il messaggio in generale che io penso che valga è che questi sono strumenti di valutazione, ma non possono e non devono sostituire la valutazione su noi stessi e su chi poi dobbiamo valutare. La seconda domanda è fondamentale, quella dell'open access. Io penso che la ricerca scientifica e i dati debbano essere aperti e condivisi. Quindi io penso che open access, e in Covid-19, se non avessimo avuto open access, cioè c'è stato un mutamento radicale dal punto di vista delle riviste scientifiche che hanno messo in accesso aperto tutte le conoscenze, e dal punto di vista del fatto che noi abbiamo usato open access per comunicare in tempo reale se avevamo qualcosa di significativo. È chiaro che il problema poi è che è una specie di mare magno in cui si annega, e quindi io penso che il distillato poi della pubblicazione rimanga un passaggio fondamentale. Ho risposto?
Domande? Prego, Simone. Grazie, grazie del talk. Volevo sapere un paio di curiosità. Una è se vi è mai capitato nel vostro gruppo di scoprire qualcosa per quella che gli autori anglosassoni chiamano serendipity, o se tutte le scoperte sono sempre state frutto di un accumulo di conoscenza e di sviluppo di questa conoscenza. E l'altra, ancora più curiosità, vuol sapere chi è quel povero dottorando che ha scritto i 3600 autori nel sito di Nature e che premio gli avete dato. Allora, l'ultimo punto è il più facile, perché io credo di averlo detto in quella storia della, io non sono un genetista, anche se ho scoperto geni, ho messo non il mio nome, perché nessuno è geni, però ho scoperto un certo numero di geni, quindi ho messo nel grande libro della vita del DNA, ci sono geni che sono stati scoperti da me e dal mio gruppo, però io non sono un genetista, come tutti sanno. Attualmente è Rosanna Selta, una persona che non c'è più purtroppo, e che è stato un esempio straordinario. Avrei dovuto mostrare la sua fotografia. Quindi la responsabilità di quel dottorando non era mia, per fortuna. Però io immagino che li conosco, quindi credo che ci fossero reti di protezione. La prima è la serendipità. Io in questo momento una delle cose su cui sto lavorando, che personalmente penso che sia una mia cosa, è un'osservazione che è venuta fuori da un profilo trascrizionale di queste cellule che si chiamano macrofagi, che sono presenti nei tumori, che abbiamo fatto molti anni fa, e in cui c'era qualcosa di molto strano, e quindi siamo inciampati in qualcosa che non ci aspettavamo, e su questo fa parte di quello che dicevo dell'ignorom, e su questo io sto scommettendo e vedendo se riusciamo a capire. Non sono da solo, perché ormai non, e se posso dare un altro messaggio, tutti noi facciamo analisi a cellula singola. Per chi non è in campo biologico o medico, vuol dire che da una cellula singola guardiamo il trascrittoma, cioè tutte le lampadine accese nel genoma, eventualmente l'attività metabolica, eventualmente le vediamo dove stanno, perché è diverso se dove sono localizzate. Ecco, io dico sempre, e un messaggio che cerco di dare, che vi do visto che mi è stata alzata la palla, è che siccome mi piace l'arte, c'è un pittore francese che si chiama Georges Seurat, ed era una corrente che si chiamava pointillisme, cioè facevano anche Van Gogh, scusate se mi allargo in area che non è mia, ma anche Van Gogh una certa fase fa delle pitture di tipo pointillist, perché si ispira a Georges Seurat, che conosceva. Ecco, io dico sempre, guardate, i puntini vanno bene, ma non bisogna c'è un quadro di Georges Seurat in cui c'è la Tour Eiffel, non guardate solo i puntini, la Tour Eiffel bisogna vedere, la sfida è vedere la Tour Eiffel, questa è la... Mi sono un po' allargato, e magari guardando i puntini salta fuori, in questo momento salta fuori l'inatteso. Beh, quando io mi aspettavo, non mi aspettavo, sì, mi aspettavo che i macrofagi nei tumori uccidessero le cellule tumorali, invece le promuovevano, quindi non era l'ipotesi che avevo. Uh,
Volevo associarmi, credo che la persona che tu volessi ricordare fosse Stefano Duga. Non ho detto il nome, scusa. No, esatto, scusa, perché hai citato Rosanna Selta. Scusa, e quindi vorrei associarmi a questo Stefano Duga era. Ricordo di Stefano Duga, genetista di Humanitas, e direi scienziato, credo che valga la pena di ricordarlo in questo contesto fino in fondo, con una mutazione di incerto significato sui geni BRCA che non gli ha permesso di accedere a quella che ora è una terapia nota, che è l'olaparib, introdotto in un trial di cui ha preso il placebo. Quindi, nonostante ciò, ha fatto una pubblicazione su se stesso, dichiarando tutta una serie di cose, e quindi veramente diciamo che credo in questo contesto sia da ricordare come esempio di proprio di impostazione scientifica fino in fondo. Niente da aggiungere, assolutamente. Mi spiace solo, mi scuso di nuovo, pensavo di averlo detto il nome. Intanto grazie per questa presentazione che dal mio punto di vista è stata commovente, perché ha lanciato un messaggio che è quello che a me piace pensare di poter trasmettere ai miei studenti ogni giorno a tutti i livelli della formazione. Prima di tutto perché si parla anche di sogno, si parla di compenetrazione di discipline diverse che si uniscono per formare dei professionisti in qualsiasi ambito, e credo che questo sia molto importante per i ragazzi. Vorrei fare una riflessione e mi piacerebbe in questo senso avere uno stimolo da parte sua per migliorare un aspetto in cui mi sento di non saper rispondere a alcuni comportamenti che osservo nei nostri dottorandi e studenti. Faccio un esempio pratico. Oggi avevamo organizzato nel nostro dipartimento un incontro con una ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità che ha parlato di temi importanti, anche correlati con quanto presentato oggi, ha parlato di sistemi con organoidi, quindi anche sistemi avanzati di cui io come chimico organico magari conoscevo poco, ma penso che non siano così comuni nemmeno per persone che si occupano di altro. Nel nostro dipartimento non c'è stata affluenza da parte di nessun docente, tre dottorandi oltre quelli presenti nel mio gruppo, e questo è un qualcosa che perlomeno io osservo sempre più frequentemente, la mancanza di curiosità per chi fa qualcosa di diverso dal tuo stretto ambito di ricerca, e il pensare che seguire una lezione, un incontro, sia una perdita di tempo rispetto al tuo scopo, che è quello di pubblicare e arrivare primo. Ovviamente è bello vedere in quest'aula tutti questi dottorandi che ci stanno in un certo senso anche dimostrando esattamente il contrario di questo, ma mi chiedevo se poteva darmi qualche suggerimento o stimolo in questo senso. Grazie. Io purtroppo non ho una ricetta per contrastare questa, che è una tendenza all'iperspecializzazione. Questo non vuol dire che uno non debba essere quello che sa e fa nel modo più approfondito possibile, ma se c'è una buona vita seminariale, ed è il nostro dovere, è uno dei nostri doveri, è veramente un peccato. Non perdete le occasioni, perché io potrei raccontare delle cose della mia vita. Abbiamo lavorato su a proposito di chimica, su farmaci antitumorali, composti chimici semplici, ma solo perché andavo ai seminari di Maurizio D'Incalci, che lì qualcuno conosce.
E poi abbiamo lavorato insieme, andavo ai seminari di chi faceva neuroscienze, abbiamo un programma di neuroscienze, e loro sono contaminati con l'immunologia e noi siamo contaminati con l'immunologia. Ci sono persone che una persona che ho in mente in questo momento, che sta avendo successo, scusate il termine non è giusto, ma sta dando un contributo significativo. È uno che ha sempre fatto, che è venuto da Cambridge, da noi, ha sempre fatto immunologia e a un certo punto si è contaminato con la cardiologia e sta facendo immunologia del cuore. Si chiama Marino Scalicurdis, così c'è un nome. E poi è un bagaglio che magari non si accende subito, sono lampadine che non si accendono subito, ma ti rimangono nella testa e si riaccendono e sai a chi chiedere. Io ho mandato qualche giorno fa una mail a una persona in Francia perché mi si è riaccesa una lampadina, e vediamo se ne viene fuori qualcosa adesso. Come trasmettere questo messaggio, francamente non lo so, però io condivido assolutamente che i seminari sono una grande opportunità per allargarsi e per, se è un termine brutto, ma sono un investimento che costa niente e rende molto. Questa. Grandi a questo punto, nel senso i giovani si sono un attimo fermati. Quindi un intervento, la ringrazio per questo excursus, per questo percorso che a partire dallo sci poi ci ha portato in questo mondo affascinante dell'immunologia. E a proposito di contaminazione, noi ci occupiamo di impianto embrionario, di modelli in vitro di impianto, e quindi l'immunologia, tutto quello che lei ha detto, anche nell'ambito del cancro, perché alla fine l'impianto embrionario è una specie di metastasi che deve essere tollerata dal sistema immunitario, che è in grado di invadere un tessuto. Quindi i punti di contatto tra le due discipline sono davvero tanti e molto, molto stimolanti, diciamo così, ecco. Quindi non so se lei ha mai avuto contaminazioni di questo tipo. Assolutamente. Ecco. Se avete voglia e se c'è tempo vi racconto una storia, ed è una storia anche di un lavoro rigettato, di una scoperta, ecco. Ma di una scoperta e di un lavoro rigettato. Una cosa a proposito dei lavori rigettati, lei sarebbe d'accordo sul fatto che dovessero essere pubblici i nomi dei revisori? Oppure no? Per sapere, perché qualche volta la cosa è sistematica, su certi argomenti non riesci a entrare proprio perché allora, sospetti che ci sia una rete, insomma, dietro. Io, grazie. Io francamente non vorrei sapere, in qualche caso si intuisce. Ho mostrato all'inizio e c'era credevo di sapere chi era. In quel caso si intuisce chi... Io però non voglio sapere, francamente, siccome per molte riviste Nature ti chiede, vuoi essere? Io francamente dico di no, perché la tendenza sarebbe di dire di sì quando li faccio passare di dire di no tutte le volte che li boccio. Poi uno rischia di avere discussioni, rischia di crearsi degli anticorpi. Io faccio l'immunologo, gli anticorpi. Quindi io non, di questa cosa non mi caso. Se volete vi racconto una storia a proposito di impianto embrionale. Noi cloniamo un gene, a proposito di serendipità. Andiamo a pesca di geni, c'è un tempo in cui si andava a pesca di geni indotti da un segnale infiammatorio, che era interleuchina 1, peschiamo un sacco di molecole, non dico alcune, l'inibitore di NF-kB, lo dico per chi fa il nostro mestiere, decidiamo che
non ce la facciamo, che c'è già qualcuno. Prendiamo una molecola che a me, quindi la pesca non è hypothesis driven, però da lì in poi c'è una molecola che a me puzza, perché è un parente di proteina C reattiva. Cloniamo il topo, l'uomo, abbiamo clonato il topo, l'uomo, il promotore, abbiamo fatto tutto, l'abbiamo vista, si chiama PTX3. Facciamo, è conservata nell'evoluzione, noi andiamo a scuola da Darwin, cioè l'evoluzione ci insegna, andiamo a scuola, è strettamente conservata fra il topo e l'uomo, facciamo un topo knockout, quindi il gene è inattivato, e abbiamo un fenotipo di fertilità femminile, quindi la molecola è fondamentale per la fertilità femminile. Ho tutta una storia sull'Africa poi su questo, se vi interessa la racconto. e a quel punto ci mettiamo a collaborare, noi non sappiamo un accidente di fertilità, e ci mettiamo a collaborare con una persona a Roma che si chiama Antonietta Sallusto, e lei scopre con i nostri strumenti, scopre che questa molecola è fondamentale per il cumulo ooforo, che è questa cosa che circonda l'uovo. E noi nel frattempo scopriamo che questa molecola è fondamentale per la resistenza a patogeni nell'animale, ma in particolare a funghi, ma anche nell'uomo, è un fattore, cioè tutta la genetica. Questa è una roba incredibile. Mandiamo il lavoro a Nature. Il primo pezzo c'è un episodio editoriale non bello. Lo mettiamo così, non bella. Ho le dimostrazioni che un referee ha usato, perché posso raccontare, perché c'era un marcatore genetico che noi avevamo dentro per errore. Siamo sicuri che un referee ci ha segato il lavoro la prima volta, però noi purchiamo per primi lo stesso. Mandiamo il lavoro a Nature, e Nature, siamo in seconda revisione, a un certo punto ci dicono che c'è un lavorino su una rivista oscura che dice che la parte di fertilità, insomma, l'ha vista qualcun altro, senza capire un accidente, ma l'ha vista questi qua, insomma. Però alla fine il lavoro è uscito su Nature, quindi alla fine non è andata male. Ma se volevi, io un'altra storia che posso raccontare, io ho ricevuto una lunga lettera di scuse da Nature per un rigetto che mi hanno fatto, perché avevamo davvero scoperto per primo una cosa e non so chi ma c'è tutta una, ma neanche non è una storia, quindi possono succedere. Però se alla fine della giornata se il lavoro è buono, se abbiamo lavorato bene, se la cosa è significativa, se magari qualcuno cerca, ci scuppa, ma però poi il lavoro l'abbiamo fatto noi, alla fine, nella mia esperienza, alla fine va bene. Ho avuto un lavoro rigettato da Nature perché è andato alla rivista mentre l'editor era in vacanza. Non sto scherzando. E chi lo sostituiva non ha capito che era davvero importante. E quindi non ha capito la gestione dei... In un lavoro successivo che è uscito ho detto: mi dici quando vai in vacanza? Grazie professore, anch'io mi associo ai ringraziamenti per questa bellissima presentazione, questa bellissima occasione. La mia domanda invece, anche se io afferisco comunque a un'area scientifica medica,
riguarda un po' un altro aspetto. Che cos'è per lei, cosa rappresenta per lei il senso di competizione verso se stessi e verso anche gli altri colleghi? E se per lei ha avuto un impatto importante nella sua carriera, quanto in positivo e quanto in negativo? Vado in una sessione, diventa una sessione psicoanalitica. Ma io giocavo a calcio e non avevo i piedi buoni, però però quando entravo in campo davo tutto. Io non credo di essere uscito mai da una partita di calcio. Mi sono anche fatto male, ho smesso a 40 anni perché mi sono rotto il crociato. Ecco, anche lei, cioè uscivo dal campo che quello che avevo l'avevo dato, ma tutto e forse anche qualcosina di più. Allora io non ho sono stati pochi i momenti in cui ho avuto cioè la dimensione della competizione fa parte della vita, fa parte del fatto di giocare a calcio. Il calcio è bello, ma è anche competizione. Il gesto è bello in sé, ma poi uno vuole far gol. O nel mio caso giocavo in difesa, vedere quello di fare gol. Quindi io credo che la dimensione di competizione sia importante, ma vada tenuta sotto controllo. Vada tenuta sotto controllo perché è altrettanto importante, almeno per il mondo della ricerca che io conosco e credo per il suo, la capacità di saper collaborare, perché sennò quindi uno deve, credo che poi nelle situazioni concrete si debba trovare un equilibrio. Rispetto a me stesso, senza entrare proprio in una sessione psicoanalitica, nonostante la mia età, tutte le volte che mi rigettano un lavoro e che io sento essere il mio lavoro, piango lacrime amare, cioè mi dispero, forse un po' meno che quando ero, ma continuo a soffrire. Ecco. Poi c'è una competizione con se stessi. No, ecco, se questo è interessante, cioè questo è un altro punto interessante. Sì, uno vorrebbe aver fatto di più e meglio, vorrebbe non avere sbagliato il nome di una molecola che l'abbiamo chiamato tumor derived chemotactic factor, e noi sapevamo che non era fatto solo da cellule tumorali, quindi il nome che abbiamo dato è cascato nel dimenticatoio, non il lavoro che abbiamo fatto, il lavoro è rimasto, ma il nome è cascato nel, e allora uno dice sì, questo succede. E continua a succedere, nonostante che dovrei diventare più saggio. Anzi, mi ha messo come regola nel nostro dottorato, sbagliare un nome è un'invenzione, è una scoperta, una cellula mai un marcatore mai identificato prima, e qui c'è una dottoranda che ha commesso un errore analogo che poi verrà messa a pubblica gogna, che ha chiamato una cultura di fibroblasti estratti dal lavaggio broncoalveolare con una sigla che io non so pronunciare, e tuttora ai congressi mi fermo perché non so dire che cosa abbiamo identificato. Quindi questa è una regola importante, non sbagliare il nome. Prof, io la ringrazio. Poi i fibroblasti adesso sono... Ora la dice, come l'avete chiamata, se volete, una sigla impronunciabile. Deep, much of, qualcosa impronunciabile. Grazie davvero. E volevo soltanto una domanda rapidissima, che penso sia un messaggio per grandi e piccoli. Nel suo decalogo, al nono posto, c'è rispetta i dati. Io credo che sia veramente una cosa che merita di essere raccontata ai ragazzi e anche ai grandi, insomma, rispetta i tuoi dati. Sì, io penso che bisogna, è il nostro
primo dovere è rispettare i dati e non barare. E ci sono delle cose che sono delle cose che secondo me sono, insomma, che stanno succedendo, che sono abbastanza ridicole, ma c'è una faccenda di sostanza, insomma, cioè, c'è una faccenda di sostanza, cioè, ho dimenticato prima quando dicevo quando uno tira le somme, e ho dimenticato una cosa fondamentale, cioè uno dei momenti più belli della vita di uno che fa ricerca è quando i tuoi dati vengono riprodotti. È uno dei momenti più belli. Dici, le cose stanno così. È uno dei momenti, quindi avere dei dati che sono riprodotti, riproducibili, affidabili, e quindi quello è la prima forma di rispetto. C'è poi rispetto dei dati nel modo con cui li comunichiamo, ovviamente li comunichiamo all'interno fra di noi, e poi c'è una dimensione sociale del rispetto dei dati. E durante la pandemia abbiamo avuto una patologia diffusa di non rispetto dei dati nella comunicazione alla società nel suo complesso, con effetti gravi. Alberto, grazie davvero. Dico una cosa, io avevo ho lavorato con al Mario Negri, con Garattini, quando davamo un lavoro da guardare a lui, la prima cosa che guardava andava a vedere i dati. E io trovo che sia benvenuta questa cosa di mettere in repositories i dati, in modo che i dati sono disponibili e accessibili. Parto proprio dallo spunto di Elena, da questa tua ultima considerazione, cioè il rispetto dei dati quando questi vengono comunicati non solo e non tanto nelle riviste scientifiche, quanto vengono diffusi nell'opinione pubblica. E devo dire che quando si parla di dati in materia di salute bisogna essere molto prudenti. Io ho sempre apprezzato la prudenza e il basso profilo che tu hai tenuto in ogni occasione pubblica. Molti colleghi non lo fanno, e questo, come dire, potrebbe ingenerare delle illusioni nei pazienti, che è qualcosa che dovrebbe essere sempre evitato. Quindi ecco una raccomandazione, devo dire un apprezzamento da parte mia, riguarda anche chi maneggia i dati con moderazione e li considera per quelli che in realtà sono, che sono in quel momento, senza fare troppi voli pindarici. Quindi questo credo sia una lezione che ci hai dato via via nel tempo. Salve, buonasera. Io volevo fare... Eccomi, sono qua. Ah, ecco. Volevo fare una domanda proprio in merito alla comunicazione nei confronti di chi non è del settore. E volevo chiedere, siccome questo appunto è stato un tema importante durante la pandemia, volevo chiederle, secondo lei, cosa si è sbagliato, cosa si può migliorare in merito? Io a questa domanda rispondo con i criteri a cui mi sono attenuto e la riflessione che è stata dal... Poi gli altri giudichino. Il primo punto è il rispetto dei dati. Che cosa vuol dire i dati? Vuol dire dati condivisi, vuol dire dati disponibili, vuol dire dati condivisi dalla comunità scientifica. Quando noi abbiamo sentito che nel mio laboratorio vedo il virus attenuato, mi fermo, non erano dati disponibili nella comunità scientifica, dove erano? Adesso non per fissarmi sulle pubblicazioni, ma non erano neanche in open access.
potrei continuare, il virus è attenuato, una molecola, a proposito di pubblicazioni, una pessima pubblicazione pubblicata su una mediocre rivista scientifica che dà luogo alla follia dell'idrossiclorochina. Il rispetto dei dati vuol dire che se c'è una meta-analisi, se io faccio la meta-analisi del pattume, esce pattume. Non è che la meta-analisi trasforma il pattume in foie gras. No, esce pattume. E quando si pubblica una meta-analisi sull'ivermectin, pattume era e pattume rimane. Quindi il rispetto dei dati vuol dire non solo, certo, per chi, i ragazzi, è il rispetto dei dati, quello che esce, insomma, quello che abbiamo detto, ma poi quando usciamo vuol dire condivisione, vuol dire accordo della comunità scientifica. Quindi io ho cercato di attenermi a tre e cerco di attenermi a tre. Io volevo ringraziare Alberto per questa lettura magistrale e soprattutto per un'altra cosa che ha avuto un impatto molto importante per la mia vita e per la mia vita professionale. Mi riallaccio alla domanda che prima era stata fatta sulla competizione. Allora, io appunto sono dal 1 settembre qui ordinario di patologia generale all'Università di Siena. E volevo dirti, forse te l'avevo accennato altre volte, ma mi faceva piacere dirtelo, che per me è stato molto molto importante il periodo di una dozzina d'anni tra i 90 e i primi 2000 dentro il gruppo di cooperazione in immunologia. Quindi alcuni che magari di quest'aula non lo sanno, l'anima di questo gruppo di cooperazione in immunologia è stato proprio Alberto Mantovani. Io lì sono cresciuto tantissimo e ho appreso tanto, e diciamo il mio percorso immunologico non sarebbe potuto avvenire senza il gruppo di cooperazione in immunologia e senza Alberto. Grazie Alberto. Grazie. Andando oltre i complimenti e anche contro le suggestioni di un titolo così in realtà felice, non solo perché contiene la parola felice, la domanda, che in realtà non è una domanda, deriva da 14 anni che tu hai citato di esperimenti in attesa di ottenere risultati che evidentemente hai considerato affidabili e quindi pubblicabili. Questo porta a richiamare un concetto che secondo me è stato trasversale in questa serata, e cioè il rapporto tra il rispetto ovviamente di ciò che è stato, quindi dei propri maestri, e la testimonianza che i propri maestri hanno consegnato, ma anche la capacità di avere il coraggio del pensiero divergente nella ricerca scientifica. Perché anche in molte domande che ho sentito, la paura di essere divergenti rappresenta un freno al talento e forse è compito ancora una volta nostro quello di insegnare a non aver paura di pensare al di fuori del quadrato. Io condivido al 200%, cioè bisogna avere quando è necessario bisogna andare controcorrente.
Michele Maio continua a tirarlo in ballo, ma l'immunoterapia dei tumori non ci credeva più nessuno all'inizio del nuovo millennio, giusto? Adesso ci credono tutti. A volte pensare questo può implicare anche insuccessi, quindi l'insuccesso fa parte della ricerca scientifica, e questo noi lo seppelliamo sempre, no? Ma l'insuccesso fa parte, dall'insuccesso si impara, io credo che la coscienza, io dico in modo diverso quello che tu hai già detto, cioè la coscienza di essere, appunto, usando un'immagine di Bertrand de Chartres, un monaco nel XII secolo, che dice: noi siamo dei nani sulle spalle di giganti. Ecco, un pochino tutti noi ci sentiamo, credo, tutti noi. Io ho i miei, fra l'altro fra i miei giganti, in una presentazione a uno dei premi che ho avuto in Germania, io ci ho messo i miei tecnici, fra i miei giganti, due dei miei tecnici. Però al tempo stesso la necessità di andare oltre, di vedere più lontano e magari di vedere in una direzione diversa, no? Condivido assolutamente, e credo che questa sia una delle tante sfide di chi ha la responsabilità di essere mentore di un giovane, è quello di non frustrare non frustrare il pensiero diverso. Condivido. Ho ridetto quello che hai detto tu in modo diverso. Non vedo mani alzate, e allora potrebbe anche essere, tanto abbiamo sentito dottorandi di diverse generazioni intervenire nel senso che sono intervenuti anche ovviamente i coordinatori di dottorato, le coordinatrici di dottorato, ma penso che insomma è stato un pomeriggio intenso, e di questo voglio ringraziare il nostro ospite. Ho preso pagine d'appunti nell'idea di fare delle conclusioni, mi astengo dal farlo, rovinerei tutto. Perché penso che c'è un'intensità in questo momento in quest'aula, ognuno starà macinando un po' degli stimoli che ci sono stati dati, e quindi forse non rovino la magia del momento, se non ringraziando davvero, veramente con tanto cuore, il nostro ospite per il tempo che ci ha dedicato, per gli stimoli che ci ha dato. Per anche delle sollecitazioni che poi forse recepisco come rettore, nel senso che il dottorato è un momento in cui abbiamo il terzo livello della formazione della nostra Repubblica, no? Il più alto titolo che la Repubblica concede nel percorso di formazione, e dopo si aprono le porte, le strade per li chiamavo emerging scholars, perché non mi piace invece l'espressione utilizzata in italiano, che è il pre-ruolo. Tremenda espressione, devo dire, che però è la porta d'ingresso per chi poi è interessato all'università, che è un periodo difficile, è un periodo di difficoltà, di precarietà, che ognuno di noi ha vissuto nelle sue epoche, che ha bisogno di reti di protezione e che ha bisogno in qualche modo di essere ascoltato, perché questo momento della precarietà è un momento importante. Da lì arrivano le nuove generazioni di ricercatrici, ricercatori nelle università. Poi alla fine non importa se arrivano qui, se vanno all'estero. Creiamo nuovi ricercatrici, ricercatori. Vale la pena ovviamente avere una, lo dico nel ruolo che da pochi giorni ricopro, occorre porre attenzione, ascolto sui bisogni
di questo momento precario nella vita dei giovani, delle giovani generazioni di ricercatrici, ricercatori. C'è qualcosa che forse faremo a breve come Ateneo, spero di poterla realizzare, in qualche modo un osservatorio che ci consenta di capire le difficoltà della precarietà di chi entra in questo percorso, e quindi, come dire, mettiamoci anche diciamo in moto per ragionare su questo tema. Mi è piaciuta molto l'espressione rete di protezione, che è un senso, una rete di responsabilità che dobbiamo avere per fare meglio per gli altri di come probabilmente non è stato per noi in qualche caso. E quindi forse da questo almeno io colgo un messaggio che mi porto stasera, ma ognuno di voi probabilmente si porta altri messaggi, ognuno per le sue attenzioni e sensibilità, e di questo credo che dobbiamo essere tutte e tutti grati al professor Alberto Mantovani per quanto ci ha regalato, è un dono, stasera, e poi ci regalerà domani, perché domani nell'inaugurazione avremo un suo intervento e sono sicuro sarà altrettanto stimolante come quello di questa sera. Grazie al professor Mantovani.